Dottor Boscia, che cos'è e a che cosa serve la medicina dei cinque sensi? Guardi, la medicina dei cinque sensi è quella che io sogno per me, per primissima cosa. La sogno perché nel nostro percorso umano, laddove incontriamo praticamente una serie di difficoltà, incontriamo anche delle pietre di inciampo, incontriamo delle malattie, delle sofferenze, delle gioie e dei dolori, noi siamo praticamente dipendenti sempre dai cinque sensi. La medicina dei cinque sensi, che può essere svolta in qualsiasi luogo, in qualsiasi ambiente il medico si trova, innanzitutto inizia con l'accoglienza, con andargli incontro, con l'abbraccio, con la condivisione, poi con l'ascolto, lo sguardo e con tutte le altre modalità che appartengono ai nostri cinque sensi. L'abbraccio ci fa toccare, il tocco è uno di questi. Ma il tocco è anche quello clinico, è anche quello della visita, è anche quello della carezza incoraggiante nel dover dare la notizia della sua diagnosi e della sua prognosi. Credo che i medici cattolici questa l'abbiano imparato molto bene dalla parabola del buon samaritano. Ci sono dei verbi nella parabola del buon samaritano che io ho fatto miei. Mentre tutti gli passano accanto frettolosamente, c'è qualcuno che da lontano lo vede, si avvicina, si china, lo lava, lo pulisce, lo medica, lo solleva, lo pone sul suo asino, la prima ambulanza della vita, e lo porta alla locanda, dove lo affida e chiede al locandiere di prendersi cura di lui, perché al suo ritorno gli rimborserà quello che ha speso. Vede, questa è la medicina dell'accoglienza, questa è la medicina della generosità, della compassione, della condivisione, del percorso con prendere per mano innanzitutto, perché ognuno di noi nella nostra vita può deragliare e se presi per mano possiamo tornare sul binario giusto. È anche la medicina del conforto. La medicina dei cinque sensi è la medicina del conforto, ma è anche la medicina dell'assistenza religiosa, qualunque sia la religione. Perché se sono testimoni di Geova dobbiamo rispettare la loro religione, se sono musulmani altrettanto, se sono cristiani cattolici altrettanto. Partiamo da questi diritti che sono assolutamente inalienabili e veniamo poi ai diritti dell'umano. La medicina dei cinque sensi vuole rispettare tutti i diritti umani, nessuno escluso, compreso quello dell'accoglienza del migrante, compreso quello dell'accoglienza dei bambini. E ancora un'altra cosa voglio dire. Molto spesso si dice che con l'età avanzata noi andiamo a rimbambire. E io sono orgoglioso di rimbambire perché vorrei tornare ad essere bambino, ad essere accolto, ad essere vigilato, ad essere amato, ad essere baciato, ad essere accarezzato, ad essere anche cullato. Ecco, questo bambino che fa vecchio ha bisogno di tutte queste cose. E se noi queste cose gliele consentiamo, sicuramente qualsiasi transito, anche il transito verso la nascita al cielo, sarà il transito migliore possibile e augurabile. Cosa consiglia ai medici giovani? Guardi, ai medici giovani innanzitutto consiglio la competenza, la preparazione, l'accuratezza dei loro studi, ma questo non basta. Non bastano gli ECM che noi frequentiamo per capire bene che cosa bisogna fare. Noi abbiamo una cattedra importante, la cattedra più importante che possiamo frequentare è la cattedra della sofferenza. Il clinico deve essere abituato a chinarsi, clineo significa questo, chinarsi sull'ammalato. Quella è la cattedra di insegnamento più grande. Nel tempo, questa cattedra ci fa sensibili, nel tempo questa cattedra ci rende più preparati, ma
nel tempo questa cattedra ci rende umani e ci rende anche compassionevoli, perché in quel momento la commozione, che è una delle altre C del medico cattolico, si fa grande, e in questa grandezza sorge praticamente e si innalza quella che è la vera terapia che noi dobbiamo somministrare, che è anche contenuta nello spazio di una carezza, è anche contenuta nello spazio di un ritorno al letto dell'ammalato, è anche contenuta nello spazio di un sorriso e di uno sguardo.